Ti piacciono i miei contenuti? Vi ricordo che siamo in live tutte le sere alle 21 su Twitch. Buona visione. Allora, ah oddio, non mi ricordo un cazzo, fermi, con calma. Cosa avevo trovato? Avevo aperto tutta la strada qua, vero? Quella infognatissima di oggetti, sì. Sì, mi ricordo. Quella infognatissima di oggetti. Allora, mettiamo giù questo, metto giù anche le cure. Era infognatissima di item. Non so che cazzo devo fare, onestamente, però devo andarci, quindi. Ciao Infi, buonasera caro. Maki, ma cambieresti gentilmente poi se non lo hai già fatto il gioco? Allora, qui abbiamo fatto tutto, qui abbiamo fatto tutto. E andiamo da qua. Già l'ho fatto? Grazie amore. Non so quanto ho bestemmiato su sta parte. Perciò qua è Resident Evil 1 questo, Infi. Beh, balla un attimo in ara, mi ha detto. Poi arriva. C'è. Allora, siamo in stanza. Dobbiamo fare qualcosa in stanza e non so cosa. Perché è un laboratorio che non ho mai visto. Potrebbe essere adottato per qualche tempo di esperimento. È chiuso il suo attacco di solito 003. Qui c'è una cosa di cura che adesso non la prenderemo. Chiuso la chiave dall'altro lato. Quello è chiaramente uno zombie che è morto. Si rialzerà. Chiave casa del custode. Ok, già qualcosa qui. Qual è la casa del custode? Scusa, sarà questa? Dobbiamo ispezionare un attimo. No, non usa. Dai, su. Esamina. 003, sì. Ciao, buonanotte Magnaccio, buonasera. Buona serata, grazie di essere passato. Ho trovato la chiave, questa chiave non serve più. Che cazzo me la fai prendere allora se non serve già più? Maledizione. Cioè ci sta perché comunque devo fare la roba. È una safe room? Cioè io potevo entrare in questa safe room l'altra volta? Non è una safe room. Come no? Macchina da scrivere. Ma vaffanculo, è davvero una safe room. Ah, la telecamera mi fa impazzire. Adesso non si può muovere. Vecchie mappe sono soggettate nel cestino. Sembrano cartelle di strada. Al momento non servono. Sullo scaffale sono allineati dei libri. Bianco in mezzo a loro. Prenderlo, sì. Esperimento del laboratorio di chimica organica. Le caratteristiche cellulari della pianta infetta dal virus Tyrant che hanno registrato un eccezionale tasso di crescita sono già state descritte in precedenti documentazioni. Tuttavia, nel ripetere tali esperimenti è venuto alla luce un nuovo interessante elemento. Abbiamo scoperto che una sostanza chimica della famiglia UMB, l'UMB numero 20, contiene un composto tossico per le cellule della pianta. Abbiamo assegnato all'UMB numero 20 il nuovo nome di Volt V-Jolt. Se i nostri calcoli sono corretti, l'applicazione del V-Jolt sulle radici della pianta dovrebbe provocare la morte nell'arco di 5 secondi. Il V-Jolt può essere realizzato unendo sostanze chimiche VP e UMB in dosi ben specifiche. È tuttavia necessario prestare la massima attenzione durante l'utilizzo delle sostanze chimiche UMB perché generano gas tossici se non sono trattate correttamente. Oh, what the fuck! Le caratteristiche delle singole sostanze UMB sono le seguenti. UMB numero 3, 7, 10. Quindi rosso, verde, arancione. Sì, poi gli 10 devo mettere l'altro libro che ho. Un attimo, scusate. Questo. Viljolt può essere realizzato tenendo le chimiche VP e UMB in dosi ben specifiche. VP. Devo fare 17? 17 forse? VP. Il giallo no. Il giallo non serve quindi. Però servono dosi ben specifiche. Però non specifica quali dose. VP e UMB in dosi ben specifiche. VP 17 sarà UMB 7 più 10 più il VP.
Quindi verde, arancione, blu e fa marrone scuro. Verde, arancione, blu, suppongo. Non sono sicuro. Ah, essendo ragazzi ovviamente in blind run, vi chiedo gentilmente di non spoilerare anche queste cose. Se mi sentite parlare e ragionare ad alta voce, è che sto ragionando letteralmente ad alta voce, non vi sto effettivamente chiedendo la risposta, mi raccomando. Questo lo 0 mi pare quell'extra numerazione, magari confermerà lui. Allora, ho giocato il 2, 3, 4, il 5, non lo rigiocherò, 7 e l'8. Questi sono quelli che ho giocato. La decina è gigantesca, sbucando la parete. Piano di acqua sporca, togliere il tappo? No. Perché mi immagino che qua dovrò metterci, dove ci sono queste radici, il coso tossico. Se le rimuovo dall'acqua è peggio. Suppongo mi attacchi o qualcosa del genere. Ho zero l'impresa? Code Veronica, vabbè, sì, anche tutti quelli strambi. Io al Red Zero l'ho finito e stavo facendo il Road to Platinum tra bestemmie e madonne varie. Ah, quindi dovrò creare, suppongo, il virus lì, quella roba lì. Qua abbiamo già aperto. Code Veronica mi manca da giocare. Qui il rosso. Ci sono vari qua. Bottiglia vuota? No. Bottiglia vuota? No. Cioè giallo, rosso. Vedo solo giallo e rosso. C'era scritto sulla parete. 1 più 3 è uguale a 4. Oh, Cristo. 10 più 7 è uguale a 17. Quindi credo di aver ragione. Comunque è matematica base. So anch'io 4 più 6 fa 10, porco 2. 10 più 7 fa 17. Dovrò fare il VP 17. Mi servirà fare quei due, giusto? Suppongo. UMB. Tuttavia è necessario poter... Quindi UMB 7 più UMB 10 più VP. Quindi verde, arancione, blu. E come cazzo lo faccio? Che ho solo due colori. Oddio, no, non ditemi che devo mescolare il rosso e il giallo per fare... Rosso e giallo fa arancione? Non so i colori, raga, io su queste cose sono ignorantissimo. Ciao Francesco, buonasera caro, benvenuto. Mo' andiamo alle divisioni, sì. Quindi potrei fare un rosso più un giallo fa l'arancione e quindi farei l'UMB10. E il blu e il verde dove cazzo li cago fuori? Arancione? Non so. Ti faccio un favore per non riempire sempre sta pagina, screenato questo. Blu e giallo fa verde. Ma dove cago fuori il blu? Ho solo rosso e giallo. Devo trovarne un altro, probabilmente, che non è qui dentro. E non ho il blu, raga. Cioè, ho capito che devo portare il blu, ma non ce l'ho. Non serve fare difficilissime addizioni? Probabilmente sì, però... Tanto non ho comunque il blu, ho solo il rosso e il giallo. Rosso e giallo. Ma me lo mandi su Discord gentilmente lo screen, così che fai un favore. Ciao, buonanotte Omnets, grazie di essere passato. Ecco, grazie mille, caro. Allora. Fa 9. Ah, beh, sì, aspetta, possiamo fare... Allora, andiamo a vedere. Andiamo a vedere la matematica. C'ho lo screen di fianco, sappiate, perché almeno non vado a prendere ogni volta.
Quindi 9. 9 non esiste in nessuno di questi. Wait a second. Non è una cosa buona questa. Il 7 come si fa? 6 più 1. E non c'è 1 lì. 10 più 6 più 4. E neanche 4 c'è. Sono confuso. Il 4 si fa 1 più 3. E non c'è l'1! L'ha preso per il culo. Aiuto. Ah, posso chiedere solo una conferma? Devo lavorare solo con questi due? Rosso e giallo? O ce n'è qualcun altro in giro che non so? Prima che inizi a lavorare su sti cosi, prima che impazzisco. Solo questo vi chiedo. Perché sennò mi dovrei esplorare tutta la mappa semplicemente. Se non fosse l'acqua, non credo. E lo so, sto chiedendo capito, infatti basta. Non sono sicuro, sai, non ricordo se uscisse. Ah, forse ho un'idea. Forse ho un'idea. Forse ho un'idea, aspettate. Perché c'è nella safe room dove mettere il libro. Magari lì dietro c'è qualcosa. Porco due. Magari lì dietro c'è qualcosa che non vediamo. Vediamo un attimo, andiamo a pigliare il libro. Facciamo il credo che sia il libro giusto, il minigioco lì del libro e vediamo. Non è che puoi usare un certo coso per fargli cambiare dose. Non so, adesso poi vediamo, adesso testiamo. Prima voglio però esplorare tutto l'ultima parte che mi manca. Perché non mi pare di aver visto altri cose colorate in giro per la mappa, tranne dove c'erano le candele. Però sono candele, quindi non credo. Perché lì dove abbiamo preso quel libro, c'è qua, che dovrei avere da qualche parte, un altro libro rosso. Eccolo qua, libro non stampato, dovrebbe essere questo. Mi sembrava lo stesso tipo. Quindi lo portiamo un attimo lì adesso. Potrei portare anche un snare, non portare lo salvataggio. Tanto se muoio, muoio. Non è così grave. Almeno posso testare, perché tanto ci interessa solo capire che cosa c'è lì. In pratica. Se vi chiedete perché tiro sta cassa, perché da qui sotto esce un mostro. Che mi ha fatto il jumpscare tipo 3-4 volte e già mi ha rotto il cazzo. Quindi ho imparato come si fa. Dove devo mettere le varie robe. Ma la gisculetta un po'. Beh, sicuramente dobbiamo mischiare rosso e giallo e vediamo che cazzo esce. Perché se ci sono solo quei due, comunque quei due possiamo mescarla. Potrei mettere forse due volte rosso? Diventa solo rosso. Diventa più rosso, non credo che cambi. Però magari 3 volte rosso diventa 9. Potrebbe essere? Oh, cribbio santo. Non lo so, adesso vediamo. Ci proviamo. Ma è una donna nuda? È chiaramente una donna. Scambiare due libri. Sì. È chiaramente. Ragazzi, non guardate per favore. Non so se Twitch va bene questo. Dai, ma ti pare? Twitch, non guardare. Ho capito, Jerry, adesso ci controlliamo, però. Non ci sono tutti i matematici, capito? Ci sono solo due colori, per questo è particolare. Ah, porca puttana zocca, ma stai scherzando? Ok, qui non ci devo andare. Ok, qui non ci devo andare. La porta non vuole aprirsi, ma vattene, affanculo, allora. Ma porca puttana trota. No, ci volevo andare qui. No! Devo affrontare davvero? Vabbè, sono morto. Cioè, non è che sono morto, di più. Ma che cazzo ne so che qui è il boss fight?
Vabbè, vai a fanculo, ammazzami. Che cosa ti devo dire? La porta non vuole aprirsi. Ma vai a essere a fanculo. Dai, non vale però, Non vale. Poteva avvertirmi che lì dietro ci stava la boss fight. Ma poi cazzo, ma Jill, non entrare. Ma perché entri? Cribbio. La paura non può ucciderti, ma... Ma vattene a fanculo, ecco che cosa, ma... Anche oggi... Ma non entrare, cazzo, Jill. Vedi che c'è una pianta gigante. Non entrare. Io ho questo supporto di legno, me lo fico su per il culo comunque, non so dove usarlo. Andiamo a fare questa cosa della matematica. Andiamo a fare a diventare dei matematici esperti, vai. Ormai basta, matematici esperti. Non so che cazzo sto dicendo. Entra, ho imparato da Chris come essere una scema ed essere più scema. Ma mi sa che hai imparato da... Com'è che si chiama quel set? Ethan. Da Ethan, altro che... Ethan Winters, madonna. Ethan, comunque, personaggio più stupido dei giochi horror, per quanto mi riguarda, Cioè, proprio a mani basse. Minchia Ethan. Ora mi ricordo che devi fare, Via calcolatrice alla mano uguale a matematici esperti. Niente spoiler, mi raccomando, fatemi ci arrivare. Se proprio proprio non ci arrivo è questo. Cioè, l'unica cosa appunto che vi ho chiesto è se devo lavorare solo con quei due ingredienti chimici. Fine. Ho capito dove devo metterlo. Devo metterlo nel bagno, chiaramente. Dove c'è l'acqua. Se tolgo l'acqua, ovviamente, non posso metterlo e servirà per indebolire il boss. Sicuramente. È chiaro come l'oro questo. Cioè, penso di averlo capito anch'io. Cioè, probabilmente potrei anche non farlo. No. Adesso inizierò a mescolare, vedo cosa succede. Sicuramente non lo capirò al primo. Sicuramente al primo non lo capirò e finirò malissimo. UBN, prenderne un po', sì. Così numero 3. Se ne prendo ancora un po'? Ce l'ho! Ah, ok, ho capito. Devo prendere un altro contenitore. Immagino che se lo riempo... Poi lo posso combinare. È sempre 3 però. Non mi sembra essere cambiato. Giallo 6. Proviamo a combinare questo e quello, basta. No. La sintesi del... è fallita. Sono tre cose. Posso combinarne di più? Me ne prendo tutte. Due rossi. Sto provando, però. Puoi combinare solo una volta, vedi?
Sì, ce l'ho, Kronsta, quello. Cioè, mi dice UMB numero 3 rosso, giallo 6 fa il giallo, UMB numero 7 verde, UMB numero 10 arancione, e poi c'è questa cosa qui. Però non capisco l'uno qual è, perché non c'è l'uno, capito? Perché 1 più 3 dici rosso più l'uno fa questo. Forse l'acqua, aspetta, forse l'acqua del mostro? Può essere l'acqua, cioè avete ragione, anche se non c'è scritto qua. L'unica cosa che mi viene è l'acqua dove c'è il mostro. L'uno è quella terza cosa che ti serve. Il giallo e il blu fanno un nuovo colore, il blallo. Maybe l'acqua. Può essere. No, non voglio togliere il tappo dell'acqua sporca. Deve essere una base. E che qui è dove devo droppare l'acido, quello che creo, chiaramente. Però non posso togliere l'acqua, mi serve l'acqua. È chiaro che mi serve l'acqua, se la tolgo poi non posso usarlo, giusto? Non sembra funzionare il rubinetto della lavandina. Un altro bagno? Nella stanza dove ci stanno gli UMB. C'è la lavandina lì? Non me lo faccio esaminare prima. Comunque poteva prendere l'acqua dall'altra parte, tra parentesi. Ah sì, c'è un lavandino qua, hai ragione. Ma vattene a fanculo, non me l'ha fatto fare prima. Acqua, ok. Quindi acqua più rosso, facciamo 4. Che fa viola. Quindi abbiamo il 4 così, giusto? 4 più 6 uguale 10, quindi 4 più giallo. Oh, è che devi essere preciso, sennò non te lo fa. Quindi 4 più giallo fa arancione. Facciamo il 10 così. Poi 1 più 6 fa 7. Quindi ci serve acqua e giallo. Comunque non vale, è solo perché non troviamo l'acqua. Combina. Fa 7. 7 più fa 17. Che è il VP. Questo è il 7, abbiamo detto sì. Quindi combina. Fa il VP più l'UMB 3. Quindi 17 più 3 fa 20. Giusto? Perfetto. E adesso andiamo a dropparlo. Forse prima l'ho fatto perché c'era la. Ha senso. Beh, non è difficile. Alla fine. Era solo cercare l'acqua. Te lo scamo e trovare l'acqua. Sono semplicemente che è lì di fianco. E perché c'è la bottiglia sopra, non te la piglia, l'infame. Il problema è che mo vado dalla pianta senza oggetti. Però è muore la pianta, no? Ma non è necessario usare questo oggetto ora. No, non voglio togliere il tappo. Forse qua? Toglilo. Ma non volevo, pensavo di dropparci. Forse di ho capito, ma. Scam. Sembra. Immaginavo che ci droppavo la fiala di veleno dentro l'acqua, così che lui assorbiva l'acqua e moriva. Non mi ci fa interagire, raga.
Mi sa che non devo togliere l'acqua. Change my mind. E beh, questa cos'è? Non è una radice? Per me questa sembra una radice. Tutta sta zona qua mi sembra piena di radici in generale. Forse so dove devi andare. Sembra sporco. No, questa è una radice, raga. Cioè, ti ricordi la stanza degli squali? Non credo fino alla... Ah, oddio, ha senso però in realtà. Sì, forse hai ragione, balle. Dio, come cazzo ci si arrivava lì? Forse non devo togliere l'acqua, però. Mi sa che devo ricaricare, vero? Dalla scala? E dove cazzo stava la scala? Qualcuno mi dice solo se devo ricaricare per la vasca perché l'ho aperta? Gentilmente. Perché può essere che avendo tolto l'acqua... Adesso vediamo, dai. Non l'acqua la potete tagliare easy, ok, meno male. Questa sì, è qua. Che cazzo serve l'acqua allora? Comunque, scusatemi, ma ha più senso dropparci il veleno dove c'ha le radici, mi ha detto. Comunque suppongo che la puoi affrontare nei due modi, o la avveleni o le spari. Suppongo. È un RE dopo tutto. Ma a noi piace complicarci la vita, onesto. Ciao Ste, buonanotte caro, grazie di essere passato. Te lo dicevano che la pianta si era espansa nel seminario. Sì, lo so, però... C'era comunque una radice nell'acqua. Aveva comunque senso alla fine della fiera. Sì, ma il mondo cazzo stava lì? No, qui cos'è che c'era? Ma qua c'era il mostraciattolo. Quello la vasca già mangiata. Io non credo che devo deprimere era la telecamera. Ma infatti mi sa che quando giocherò, se giocherò a... Quanto, no, non so, quando giocherò a Resident Evil 1... 0, scusate, ci giocherò col pad perché mi sta tiltando troppo con mouse e tastiera. Sì, perché... Il mouse lo devo usare, capito? Per poter mirare, per poter sparare. Io devo premere fisicamente tasto destro e tasto sinistro. Quindi c'è il mouse. Però è comodo in realtà per così. Ah, guardate qua, che schifo! Posso tenerlo dietro la cosa, scusate. Fa culo, scuola di merda. Ok, qui c'è la pianta. Qua è dove dovrò andare. Il problema è questo. Qua è dove dovrò andare. Dopo che l'ammazzo, suppongo. Devo andare a esplorare tutto, va. Mi sembra che c'è un cazzo qua, però. Forse devo rialzare l'acqua. Si butta lì. E non so dov'è l'acqua. Non va buttato in acqua. Tutto sembra tornato alla normalità. E che se mi avvicino mi attacca. Devo metterlo dove lui beve, credo. Aspetta, fammi un attimo rileggere il file.
Tuttavia, ho scoperto questa stanza. Contiene un composto tossico, provo cellule. Sulle radici della pianta. Ah, ok, quindi sulle radici in generale. Andare un botto indietro? Come, non qua sotto? Probabilmente non avrai più bisogno della bottiglia. Perché ha detto così lentamente? Ho capito, vai avanti, gettarla via, sì. Sì. Può essere, non può essere utilizzato. Sembrano più tentacoli che radici? Sì, dettagli. Perché crea la suspense. Quello crosta però era vecchissimo. Quello l'ho già fatto, da mo che l'ho fatto. Tanto ne avevi trovate altre tre, ma penso che me le abbia buttate anche quelle. Ma ce l'ho sbloccato, dai, è buono. Vale, me le ho buttate tutte. E ora posso entrare nella stanza e non c'è più la pianta. Dovrebbe essere morta, suppongo. Prima o poi morirà quello squalo. Non so, io ho dovuto farlo da lì, ma potrei ricordarmi del re uno originale. Quelle le avevo avvelenate già. Forse ce ne sono un tot che devi avvelenare. In modo tale che muoia completamente. Suppongo. Tipo devi avvelenare lì, devi avvelenare qua. Togliere l'acqua. Magari ci sono un po' di passaggi per effettivamente avvelenarla così. Comunque ho capito. Ah, forse anche io, balle. Me l'hai fatto vedere. Sai qua proprio. Me l'hai nominato. Ho detto, aspetta, lo so anch'io. Lo so cosa serve. C'hai ragione, lo faccio subito. Perché mi ha rotto il cazzo di fare avanti e indietro con sta scatola di merda. In realtà non serve, perché tanto posso fare avanti e indietro con la scatola. Però se serve solo a quello. Per il cazzo di tentacolo di merda! Suppongo, almeno. No? Come non proprio? Io l'avrei utilizzato lì. Allora, io direi di andare a salvare. Che dite? Forse prendo l'oggetto. Se mi dai l'ok te lo dico? Secondo me va qua, per forza, dai, copri uno di queste due. No? Tipo uno di queste due dove c'è il tentacolo. Avrebbe senso, eh. Adesso ci provo, per il meme ci provo. Allora, abbiamo salvataggio. Abbiamo le erbe miste, che adesso potrebbe servirmi. I proiettili sono tutti al massimo. È un supporto di lei. Che cazzo me ne faccio di un supporto? Io ci provo un attimo, poi vediamo. Perché l'unica cosa sensata che mi viene da dire è quella. Lo copri da una parte, lo copri dall'altra. No. Piano 1 e 2. Questi sono oggetti che posso recuperare, però non mi servono ancora. Qua ho esplorato tutto, mi manca questa stanza qua, mi serve un oggetto per entrarci. Qua mi serve una chiave che ancora non ho, qua sotto pure. Qua sotto ci sono solo due piante. Qua era chiusa, mi pare, qua è chiusa.
bloccate dall'altra parte. C'è qua sopra anche, che ancora non ho potuto prendere. E non so più se ci potrò andare qua, actually. Mi sa che non ci posso più andare qua, sapete? Perché qua ormai la chiave non la posso riprendere. Allora, sì, che cazzo dico? Non mi serve più quella chiave. Che cazzo sto dicendo? Mi manca una chiave qua sopra, ora. Immagino che lo userò più avanti, no? Non ti dicevo niente. Ma non dite niente. Ma quindi quel mostro che c'era dietro la cosa dei libri è morto? Io penso di sì. Adesso andiamo a salvare per sicurezza. Anche perché mi sa che non ho tanti salvataggi, sapete? Continuiamo, scusate, uno. Cazzo, ho due salvataggi? Non so se salvo. Oddio, è tanta strada che abbiamo fatto. Perché se è ancora vivo il boss, devo per forza salvare. Infatti mi sa che salverò comunque. Se comunque magari lo devo affrontare ma è indebolito, capito? È probabile, anzi, secondo me. Ne ho dati tanti. Ne ho dati 16. Perché ho detto, ho tanti salvataggi, salvo. Ho tanti salvataggi, salvo. Ho tanti salvataggi, salvo. E alla fine li ho finiti. Upsi. Serve per bruciare i cadaveri, Marilyn. Tanti salvataggi, città. Vabbè, tanto combino qua. Abbiamo preso tutto, no? Sì. Potrebbe essere che è ancora viva la pianta, eh. Adesso vediamo. La salvo qua. Che almeno salvo vicino. Comunque sto salvando sempre separato in modo tale che al massimo posso ricaricare indietro se mai dovessi doverlo, se avessi problemi. Al massimo lo posso fare offline, tipo rifare le zone che ho già fatto offline, così che mi tengo i salvataggi. Se mai dovessi avere così tanti problemi. Per adesso ho usati 16 e averne solo due ne manca di tantissimi. Ma che cazzo serve sta acqua? Dal marchio Umbrella, attenzione. Saponi dal marchio Umbrella. Vabbè, vediamo se c'è ancora. Ah, devo fare la donna nuda, aspettate. Sì, forse devo fare prima questa. Almeno non devo ogni volta fare la donna nuda. Che palle, raga. Perché non me l'avete ricordato? Maledizione a me. Ho sbagliato. Ferragno con l'ambrella. No, in teoria è già avvelenato. Probabilmente, secondo me, è solo indebolito, ragazzi. Secondo me è solo indebolito, non è morto. Come ho detto, è morto. Vabbè, vai a cagare, guarda, che cazzo ti devo dire? È un fail, sta cosa. Certo, arriva a perdere. Con un lanciafiamme. Da dove cago l'hai cagato? Ma dove l'hai cagato fuori il lanciafiamme? Barry! Gil, comunque sei scarsa in culo, eh. Cioè, parliamoci chiaramente. Gil è la terza volta che viene salvata da Barry. Esatto, esattamente, Marilyn. That was close. That was close. Thanks again. Ecco due, Gil. What was that? What the hell's going on in this place? A che difficoltà sto giocando comunque, non mi ricordo neanche, raga. Barry. Something about that mansion still bothers me. But I think I'll stay here a little longer.
We should split up again and investigate. All right. Perché magari la pianta è, vabbè, è un organismo vivente, la pianta. Chiave della villa. Ottieni la chiave con Elmo. La chiave Elmo. Ok, me l'ha spoilerato, grazie gioco. L'achievement me l'ha spoilerato. C'è altra roba qua dentro. Cioè, tu mi hai dato un'intera boss fight room con dentro la chiave e basta? Neanche una munizione? Neanche niente? No, tu stai scherzando, spero. Ok. Devi non fare l'enigma e fare il boss. Ma che cazzo? Ma le armi! Le munizioni, dove sono? Cioè, praticamente ho salvato le munizioni e quindi non me ne ha date. Non c'era nulla nella stanza, letteralmente. Ma poi lui è arrivato da qua, ma la porta era chiusa qui, scusatemi. Voglio tornare Andrea, orco 2. E se facevo il boss panorama. Oh, Wesker, ben tornato, cazzo, eh. Jill, so you're safe. That's what I was going to say. I apologize. Comunque è proprio un pezzo di legno, Wesker. Oh, Jill, quindi sei salta. I understand. Anyway, it's good that you're safe. Did you notice? Barry, he sounded a little flaky. Now that you mention it, yeah. Ma te... Jill, ti ha appena salvato il culo, stai zitta almeno. It's not really our standard operation. Jill, our first priority is to get out of here. I agree. There are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up. I've been looking for ways to... Okay, if there's anything, I'll go back to the other mansion. I'm counting on you. Ma avete notato come ste api sono morte, ma il culo gli si muove lo stesso? What the fuck? Ma pare che come sono morte quelle, però dettagli. Stanno twerkando. Sì, l'ho giocato al 5, beh, tanto tempo fa. Le api twerkine. Wesker, giovincello e novizio. Ma basta, devo tornare Andrea, giusto? Non c'è più niente che devo esplorare. Qua abbiamo preso tutto. Abbiamo, credo, completato tutta sta zona. Qua è chiuso, ma perché è chiusa la zona e basta. Abbiamo completato tutto qua, buono. Non credo ci sia altro, suppongo. Andiamo indietro. Ah, non piace complicarci la vita. Cioè, devi andare a finire la sua carriera su DVD e avere qualche problema? Devi avere qualche problema. Così. Qui mi manca un sacco di roba da esplorare, invece. Tipo, da qua secondo me esce toccare prima o poi. Mi fai un primo piano della porta? Mi sono dimenticato, scusa balle. Ma non credo che funzioni, fai. Non credo che funzioni più. Però c'è un cane, ma porco, due. Dai, cane, ignora. Oh, c'è un altro cane lì. Ah! La batteria è stata rimossa. Ah! Ah! No! Cane di merda! No! Via! Suppongo che questo ascensore non funziona. Cioè, sono andato per esclusione perché non c'è la batteria. No, Snake, no! Ho avuto paura. Ma sono i tuoi nipoti?
Ma cadono dal cielo, l'hai visti? Aia, no, non mi dire che mi ha avvelenato. Ok, meno male. Dove devo andare per scendere da sto posto di merda? Oh, eccolo qua. Pam 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 pam. Tanto qua so cosa devo fare. Dovrò attivare l'elevatore di là per poi riattivare qua la ruota, la manovella, che tra l'altro ho nella cassa, per bloccare qui, per rifar salire l'acqua, per bloccare la cascata e andare avanti. Questo lo so già. Però non posso ancora perché non ho la batteria. Che è qua. È questo ascensore qua, difatti. Sarei per andare su e giù di qua e poi potrò passare di qua sotto la cascata. Ciao cani, scusatemi, sto passando. No, 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 non mi gira la visuale, telecamera di merda. Entra. Ti sei perso un bel Wesker, esatto. Sì, ma ho un salvataggio, raga, io mo che cazzo faccio? Oh, è questa? Oh, è questi? Grazie. Perché? Non li ho presi prima? Ah no, me l'ha lasciati Mr. Barry. Ciao, buonanotte, lady. Usa questo per proteggerti dall'essere incatenato e immune ai proiettili. Eh? Cosa? Che porta di merda ha messo a posto? Oddio, ha messo a posto quella porta di merda! Grazie! Oh mio Dio, ho capito di quale porta parla! Barry, sei un salvatore. Sei un salvatore, Barry. Cosa dire? Ma di qua dov'è che vado esattamente? Scusatemi. Un attimo, scusate, controllare. Oh mio Dio, ma poi... Ma lasciamo stare. Barry fa tutto, eh. Cioè, Barry è MVP del gioco. Ah, sono di qua, ok, sì, qua non c'è più niente, ok. Il problema è che mo davvero un salvataggio, raga, sono fottuto. Devo sperare di trovarne un altro nella prossima zona, almeno altri tre salvataggi. E tirare dritto senza salvare. Perché qua è rosso, tra l'altro, stavo pensando. Lo posso riprendere? Ah, per il momento lo lascio qua. Però suppongo che mi potrà servire da un'altra parte. Forse mi serve qua, può essere. Prendo un attimo. No, non mi farò la cutscene. What's the Stars Radio doing here? Let's hope the thing still works. Ok. Pensa nella run di Jill Barry e l'MVP. Nella run di Chris è Wesker che gli dà sempre la mano. Eh no, è chiusa! Eh no, eh no! Scam, era chiusa quella porta! Oh cazzo, questo è un Hunter! Ma era chiusa quella porta! Non so dove sono andato. Mi sa che mi sono incastrato. No, è giusta! Oh, Chris, un altro! No, no, quanti ce ne sono? Ah, ma stai scherzando, saltano questi! L'ha preso. Merda. Non me li aspettavo gli Hunter qui. Così. A caso. Saranno questi immuni ai proiettili di cui parlava? No, il boss lo è. Ah, ok.
Boh, io prendo un po' di lanciagranate. Poi non lo so. Io penso che così mi basti per ora. Io uscirò così adesso. Forse lo... ce l'ho ancora, cura, easy. Sono a posto. Forse devo controllare prima dove andare. Eh vabbè, però non vale. Cioè, è letteralmente davanti ai miei occhi. Cosa cazzo devo fare io una cosa del genere? È dentro di me, cazzo. Dai. Corrigili, ti prego. Meglio essere preparata. E vai allora. Io volevo controllare quella porta, cazzo. Come ti ha predicato tutti i move? Lo sa solo lui? Ma quanti ce ne sono? Non gli sparo, 6 colpi, 4 colpi, 6 colpi. Io ho solo lanciamissili, lanciagranate, perché non posso sparare proiettile ormai contro il boss, ma non so dov'è il boss. Vabbè, vai a fanculo. L'emblema della famiglia Spencer. Volevo usare qui quello, ma... volevo tenere le munizioni. Grazie, ci sono anche qui, mi incazzo. Questa è la mia scorciatoia. Ok, meno male qua non c'è. Immagino che questa è la chiave per andare sotto. Di qua. Ma io non ho capito perché non se ne vanno e basta. Cioè, ci sono dei cani fuori, aiuto. Ah no, questo è di qua. Pensa chi fa lo speedrun di sto gioco? C'è un paragrafo scritto a mano senza alcuna data. Non è cambiato niente, non avrei mai immaginato che questa stanza progettata come esperimento mi sarebbe stata così utile. Posso nascondermi qui per un po', perché nessuno conosce l'esistenza della stanza segreta dietro questo quadro, nemmeno Sir Spencer. Il quadro di un castello in fondo alla stanza delle opere dell'arte. So dov'è. Ci sono... l'ho provato 12 volte ad aprire. Era palese fosse una stanza segreta quella. 12 volte ho detto, ma guarda, qui dietro c'è chiaramente una stanza segreta. Perché non mi ci fa andare? Che poi è qua. Cioè, si capisce che è qui. Un telescopio, sembra molto vecchio. Un superbo mappamondo. Contiene una specie di organo interno. Non si capisce se è di origine umana o animale. Oh. No. Lo prendo dopo. Dobbiamo ricordarcelo però. La salvezza, sì, letteralmente, però. Stavo dicendo, perché ci sono Jill per un attimo. È un coltello, lì c'è qualcosa. Ero un attimo rimasto confuso, devo essere onesto. Al simbolo dell'ombrella? C'è niente di insolito. No. Ma non è vero che non c'è niente di insolito. Non c'è un'entranza rotonda dal diametro di circa 4 centimetri. Beh, ci devo mettere la pallina dentro in pratica. È un coltello questo, però vorrei raccogliere il coltello. Vedo che non ne ho più. C'è qualcos'altro in sta stanza? Perché pensavo ci fossero creature immortali, va bene? Pensavo di andare in un boss fight o qualcosa del genere. Ma ero convinto proprio.
Ma proprio convinto. E volevo pure tornare indietro, cazzo. Andiamo a vedere prima di qua. Dovrei aver ammazzato lo zombie che sta qua, vero? No. È lì dietro il quadro che devo controllare. Vieni qua. Comunque, chiappe. Chiappe delle statue. Zombie, anche tu hai visto le chiappe, eh? Zombie, t'ho visto, porcellone. Ma è scemo, ma dove vai? Dai, zombie, vieni qua. Ho capito un inquietante quadro là. Niente, non me lo voglio spostare, raga. Mi sta facendo tiltare. L'avevo visto, giuro. La prima volta quel quadro che era fake. Come cazzo lo apro quel quadro, raga? Non parla di qua. Indovina, li devo sparare? Ma forse con lancio granate? Perché appunto... Avevo provato ad accoltellarlo. Non aveva funzionato, balle. Avevo provato ad accoltellarlo. Non ce la fa. Anche qui c'è un altro quadro strambo. Non ce l'ho il coltello anche se fosse. Ho capito che non è difficile. Lo devo bruciare? Sto accendendo di merda. Andare a sta macchina. E qua ci sono gli Hunter. Non ci voglio andare dove ci sono gli Hunter. E adesso sono spawnati anche di là. Comunque devo andare al piano di sopra qua. O qua sopra, non mi ricordo. Uno di questi comunque. Sì, lo so che li posso uccidere. Se vado da sopra, qui scendo e c'ho uno zombie, vediamo dai. Devo fare un po' un giro del locus, fortunatamente. Perché mi sono riempito di munizioni. Ma porco cazzo, è qui. Non vale. Sei decapitato visto. Ma che palle. Ma... No, devo rifare questo. Vabbè, il lato positivo qual è? Che non devo più passare con 200 munizioni in braccio. Dai, guardiamo il lato positivo. Ah, oh. Devo rifare tutta la strada, mo. Però velocissimo, sappilo, Grosta. Non ti aspettare che sarò qui a due ore a leggere tutto quanto. Però posso portarmi l'accendino. Almeno sapendo cosa devo fare, so cosa devo fare. Dai, Barry Allen, su. I'm the fastest man alive.
Ma posso sparargli? Muori, Barry, così. Pam! Barry. Something about that mansion still... Bra. Sono ancora incazzato per il coso. Mi ha preso tutto alla fine qua. Sì, ancora sì. L'importante è che abbia almeno preso tutto. Immagino che le cose blu non mi serviranno più. No, beh, c'è ancora il serpente. Ah, ma ha sparato alle api! Ma che stronzo! È proprio una brutta persona, Wesker. Ha sparato alle api, raga. Perché poi che cazzo stava sparando? Cioè, non c'era niente, c'erano solo le api lì. Era morta chissà da quanto, pure. Non sanno che le api sono... Non so che le api sono in via di estinzione. Pensa quanto Wesker sarà bello se fanno un remake del 5. Non lo so se faranno un remake del 5, devo essere onesto. Quelle sono vespe. Ah, questi sono dettagli. Allora, che cazzo mi porto dietro, abbiamo detto? Fammi la cosa... Sì, adesso ci provo. Va bene. Allora. Non mi porto niente, basta. Vado in giro così e basta. Fucile a pompa pistola e via. Potrei prendermi le ammo, ma no. Ho una cura, ho... Ho tutto quello che mi serve. Per farsi vedere impegnato si sto cooperando. Oh, vediamo se me lo fa fare sta cosa, palle, così sei contento. Ah, questa cosa è per balle, ragazzi, mi vedrete perdere del tempo, ma è solo per balle nel caso, sappiatelo. No, non funziona, mi spiace, balle. Era solo one time, era one shot. Doveva andarti bene per quel one shot e basta. Ma è triste. Lo vedrò dal body in loop. Bau. Bau bau. La cosa positiva è che sapendo bene dove devo andare è veloce. Ma pezzo di merda, era già lì quel serpente. Stronzo. Non mi ha avvelenato, vero? Sono solo viperelle di merda, non avvelenano, non hanno neanche veleno probabilmente quei serpentazzi. Oh, mi lo so anche perché Jill è mia moglie. Ma poi in tutto questo, Chris, dove cazzo sta, raga? Che cazzo colpisci la... Vabbè, piace. Che la cosa che mi chiedo di più di tutte è dove cazzo sta Chris? Io mi sa che le munizioni le... Ma sapete che c'è? Mi sa che anche la cura la lascio giù. Mi sa di sì. Tanto non le uso. La cura sì, ma però posso tornare a prenderla. Posso tornare a prenderla? No, perché poi c'è proprio quel tizio. No, non posso. Sì, Lizard, ieri avevi vinto, mi spiace. Ciao, come stai, caro? Non ho preso l'accendino, cazzo, Snake! Sei un ubriaco, Snake. Tempo di ammazzarne uno. Ah? Uh-huh.
Han Sabbo, sì, ma che sfiga. Chi dorme non piglia bamboline. Ok, fermi, vi devo... Dove cazzo andrei qua, ok. Comunque sono stronzi, eh. Questi sono proprio stronzi. Questi sono proprio stronzi. I mob qua, io li odio. Il fatto che mi ha tappato prima comunque è veramente un fan. Ah bene, doppio. Come da un cazzo. Mi ha tappato. Non lo vedo! Non lo vedo! Come faccio a fightare? Cazzo, mi ha one-shottato di nuovo. Basta, vado a letto. Vaffanculo, vado a letto, sono serio. Dai, che gioco di merda, così non vale. Non vedo niente, mi è sceso pure l'altro stronzo. Uno l'ho pure ucciso dei due. Mi ha dato pure un achievement, capito, no?